io non sarei nulla senza di loro e il regista non conta nulla se non è capace di acchiappare i talenti degli altri. Fanpage sul red carpet dei Davide di Donatello, questa edizione, quella del 2017, è stata vinta dalla Pazza Gioia e noi abbiamo intervistato il regista Paolo Virzì e la migliore attrice, ovvero Valeria Bruni Tedeschi. Sentite che cosa ci hanno raccontato. Trascini la nostra. Adesso facciamo così, tu ti riprendi con calma e poi ti faccio portare in comunità. E te, bimba mia, ti devi aiutare da sola. Per poter ricordare. Ma siete matte? Secondo alcune perizie sembrerebbe di sì. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle. Meno male che ci sei te. Io? Te. Tu per me sei sole cielo. Roberto Benigni, durante il discorso che ha tenuto al Quirinale, sempre nell'ambito dei David di Donatello, ha detto che al cinema per trasmettere i dolori bisogna essere felici. Quindi credo che questo riassuma in pieno la Pazza Gioia. Ha detto una cosa bellissima. Ha detto proprio quello che mi sta più a cuore. Cioè che felicità e dolore, che gioia e disperazione hanno confini incerti, abitano dentro l'anima delle persone e che per sprigionare una cosa serve l'altra. Roberto l'ha detto benissimo, in un modo strepitoso, e mi piacerebbe avere la sua gioia, la sua felicità. Comunque col nostro film ci abbiamo provato a battere questi recinti. Sì, ma è insolito la coppia, non è insolito, però è raro, i film di coppie sono sempre belli, commoventi, teneri, film di coppia, in cui si segue una coppia durante tutto il film, e ancora di più due donne di diverse età, molto diverse, però che si ritrovano in un dolore comune. È stato lungo, non sapevo questa cosa dei 45 secondi, ho voluto in caso preparare una cosa, quindi insomma ho cercato di andare fino in fondo. Per tutti sono importanti i riconoscimenti, quando lavoriamo vogliamo essere in fondo amati e applauditi per il nostro lavoro, qualsiasi lavoro uno faccia. Poi per gli attori ci sono dei riconoscimenti più spettacolari. Io ringrazio le persone che hanno collaborato con me perché sono state preziosissime. Io non sarei nulla senza di loro e il regista non conta nulla se non è capace di acchiappare i talenti degli altri. Grazie davvero ragazzi, siete fondamentali.